Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi, benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di la differenza tra Google Hotel Ads e Free Booking Links. Oggi in questa puntata del podcast non ci sarà a farmi compagnia Marco Matarazzi, ma l'argomento si presta bene per una voce sola. Puntata che nasce dalle ultime giornate di formazione in cui ho parlato di Google Hotel Ads e Free Booking Links e parlando mi sono reso conto di quanto sia poco chiara la differenza tra questi due strumenti. Quindi in questi 10 minuti di chiacchierata cercherò di raccontare un po' come funzionano questi strumenti, ma soprattutto come si differenziano l'uno dall'altro. Iniziamo dicendo che Google Hotel Ads è uno strumento appunto di casa Google che era già presente da anni all'interno del mercato. Infatti con Google Hotel Ads è il servizio pubblicitario a pagamento di Google riservato alle strutture ricettive con cui le strutture potevano mettere in evidenza a pagamento all'interno della scheda profilo attività ex Google My Business il prezzo che offrivano in maniera diretta, quindi il prezzo del booking engine. Ma la vera svolta avviene a marzo 2021 quando Google annuncia i Free Booking Links, che io ritengo un cambio epocale. Per quale motivo? Perché sono una funzionalità con cui è possibile mostrare i prezzi della propria struttura direttamente come risultato organico sia all'interno della scheda profilo attività sia all'interno di Google Travel. È una svolta epocale perché rappresenta come Google stia cercando di creare il proprio meta search, che sì, ci dà una possibilità di posizionarci al suo interno a pagamento, appunto con Google Hotel Ads, ma lo fa anche con i Free Booking Links in maniera gratuita. Quindi è un meta search che vuole rivoluzionare un po' quelle che sono le regole del gioco. La rivoluzione di queste regole del gioco avviene appunto tramite il portale Google Travel, che è stato lanciato nel 2021 e con cui Google vuole cambiare anche il proprio baricentro. Se prima si impegnava a dare la ricerca del miglior prezzo, ora vuole aiutare il viaggiatore anche a cercare la miglior destinazione e lo fa non solo proponendo alloggi, ma proponendo attività, cose da fare, voli e addirittura case vacanze. Tutto questo per portare l'utente dal miglior prezzo alla migliore destinazione, quindi lo porta al primo step di ricerca. Ora, tornando invece a Google Hotel Ads e Free Booking Links, immaginiamo di cercare su Google il nome della nostra struttura ricettiva, potete farlo mentre state ascoltando la puntata, e nella scheda profilo attività, l'ex scheda profilo My Business, voi vi renderete conto che Google mette a disposizione diversi punti di contatto che il viaggiatore può avere con la vostra struttura ricettiva. Primo tra tutti troviamo ovviamente il collegamento al sito web. Poi sotto troviamo la call to action abbastanza messa in evidenza, prenota una camera. Facendo clic lì entreremo all'interno di Google Travel e all'interno di Google Travel vi sarà appunto la comparazione dei prezzi che potrà essere in diverse forme. Troveremo ovviamente il prezzo messo in evidenza sul canale OTA, ma se abbiamo attiva la connessione con Free Booking Links, che avviene appunto tramite link diretto al Booking Engine tramite un partner certificato come può essere Slope, troveremo lì il miglior prezzo, oppure potremo trovare il prezzo di una campagna creata con Google Hotel Ads che ci rimanda sempre ovviamente al link diretto al Booking Engine. Quindi collegamento al sito web, collegamento a Google Travel con il prenota una camera, ma troviamo ovviamente anche l'elenco dei prezzi che Google compara e anche qui potremmo ritrovare a nostra volta i Free Booking Links oppure un annuncio sponsorizzato creato tramite Google Hotel Ads. Quindi dopo 5 minuti di puntata ci rendiamo conto che hanno lo stesso posizionamento Google Hotel Ads e Free Booking Links, ma la differenza principale è ovviamente data dalla possibilità di sponsorizzare con Google Hotel Ads e quindi mettere maggiormente in evidenza rispetto ai Free Booking Links che sono gratuiti. Cerchiamo di capire anche come creare a questo punto una campagna con Google Hotel Ads. Entrando all'interno della suite di Google Ads, quindi del vostro account Google Ads, andiamo a creare una campagna senza obiettivo. Successivamente, nel selezionare una tipologia di campagna, dobbiamo fare clic su Albergo.
A questo punto Google Ads ci chiederà di scegliere un hotel center, un partner certificato come può essere Slope. E successivamente quello che dobbiamo fare è creare una tipologia di offerta. Possiamo creare una strategia con un pay per click a percentuale o un pay per click manuale. E successivamente si va ad impostare un budget. Ci rendiamo conto di come sia molto semplice creare una campagna con Google Hotel Ads. Dobbiamo scegliere essenzialmente la tipologia di strategia di offerta e il budget. Nulla di più, nulla di meno. Il discorso è ancora più semplice con i free booking links, perché in questo caso dobbiamo avere un partner certificato di connessione come Slope che rimanda direttamente al nostro booking engine ufficiale. È ovvio che io vedo nella mia idea, nella mia strategia, i free booking links come un cavallo di Troia, come un'esca. Mi mettono in evidenza il mio miglior prezzo, specialmente se non vendo in parity rate. Quindi per quel viaggiatore che sta cercando, magari anche all'interno di Google Travel, una destinazione, vede il mio miglior prezzo che mi rimanda al sito della mia struttura e viene quindi attirato. Poi quale deve essere la bravura? La bravura, e qui rientra ovviamente il partner che voi scegliete, è quella di andare a offrire una landing page, quindi una pagina di atterraggio che sia il più coinvolgente possibile. Quindi quando l'utente si trova ad atterrare nella landing page messa a disposizione dal booking engine, deve trovare ovviamente subito il prezzo in evidenza, quindi quello che sta per pagare, i servizi, una bella foto della camera, ma per esempio possiamo portarlo ad esplorare anche i nostri alloggi, quindi lo abbiamo attirato con il miglior prezzo, ma magari gli facciamo vedere anche una camera suite. Cerchiamo quindi di coinvolgerlo nel processo di prenotazione, ma soprattutto nella fase successiva possiamo andare a fare un po' di cross sell, quindi proponendo qualche extra. E questo è molto importante, perché dobbiamo utilizzare i free booking links come uno strumento per cercare di catturare l'utente e poi nella fase di prenotazione andare a fare anche del cross sell. E qui emerge un'altra riflessione, ovvero l'importanza di utilizzare gli strumenti, ma di inserirli all'interno di una strategia. Non possiamo pensare di prendere una funzionalità come Free Booking Links, attivarli e dire ok, perfetto, mi porteranno delle conversioni. No, li dobbiamo mettere all'interno di una strategia ben pensata. Quindi, ok, quale camere, quali alloggi voglio vendere all'interno del mio booking engine tramite queste funzionalità? Qual è la mia strategia di distribuzione? Ma soprattutto voglio fare del cross-sell in fase di prenotazione, vendo in parity rate. Quindi queste sono tutte domande fondamentali volte a creare la propria strategia. Non posso pensare di attivare questa funzionalità e credere che arriveranno prenotazioni no limits. Ma soprattutto io mi devo ricordare di utilizzare Free Booking Links, e qui concludo un po' la puntata, per aiutare l'utente in fase di ricerca del miglior prezzo, ma soprattutto devo aiutare anche me per ricevere delle prenotazioni dirette senza commissioni. Quindi, che cosa possiamo dire? Che Google si sta muovendo comunque e continuerà a muoversi nel settore del travel. Google Hotel Ads e Free Booking Links sono delle funzionalità che vanno ad operare nello stesso posizionamento, quindi all'interno di Google Travel e nell'interno della scheda profilo attività. Google Hotel Ads ovviamente richiede la creazione di una campagna per mettere in evidenza i prezzi, Free Booking Links no. Mi raccomando, avvaliamoci di partner certificati come Slope che ci offrano delle landing page ottimizzate sia per i Free Booking Links sia per Google Hotel Ads. Ciao a tutti e buon lavoro!